Milena Pinna, quarantenne, lei è la titolare di un bar che faccia in pieno centro a Cagliari. Siamo in piazza Garibaldi. Lei, scorso mese di agosto, ha ricevuto un provvedimento da parte del comune. Che tipo di provvedimento? Un provvedimento che mi costringeva a togliere i tavoli per un mese, perché il 9 agosto, in una serata di notti bianche, io avevo un DJ dentro il mio locale che faceva musica di accompagnamento col mio impianto. Ripeto, avevo anche una relazione acustica dove non superavo i decibel, dove non c'è stato nessun tipo di controllo, non mi è stato notificato niente prima di quel giorno. O toglievo i tavoli o dovevo pagare la somma di 15.000 euro per lasciarli. Lei ha fatto ricorso, ha presentato tutta la sua documentazione, lei però poi il ricorso l'ha perso. L'ho perso, mi è stato solo, inizialmente non mi è stato detto che lo perdevo, mi è stato solo permesso di continuare a lavorare per tutto il mese di settembre, perché è il periodo in cui si doveva incassare di più. Con l'altra udienza di 2 giorni fa hanno deciso che i tavoli li dovevo togliere per 15 giorni con una multa di 3.000 euro. Lei il ricorso l'ha perso, hanno perso. Leggermente modificato, da quanto sta leggermente dicendo lei, esatto. Il provvedimento. Il provvedimento, non capisco perché è stato modificato, se ho sbagliato in pieno, non a metà. In questi 15 giorni io, da 2 giorni che non ho i tavoli, sto incassando 50 euro. Rispetto ai miei incassi di prima, che erano di 800-900 euro. Quindi mi chiedo, io come posso pagare questa multa se non lavoro? E poi questo, vorrei capire, questo regolamento, che c'è un po' di confusione con questo DJ, che vengono vinti ricorsi in molte regioni d'Italia proprio per questi motivi, tali quali ai miei, e qui no. A proposito, lei qui è la titolare, oltre sì. A lei quante persone lavorano? Allora, in estate lavoravano 5 persone. E adesso, nei restanti mesi dell'anno? 1. Lei quindi che appello vuole lanciare? Anche perché, andando appunto in punta di legge, lei comunque ne è uscita sconfitta. Lei dovrà sì. Comunque pagare non 15.000 ma 3.000 euro, dice lei. Però io non so come pagarli. E stop ai tavolini per 15 giorni. Non so come pagarli e se non pago questa multa io forse non posso rimettere i tavoli. Quindi mi costringono a che cosa? Abbassare serranda a fine mese? Con tutte le tasse che abbiamo, affitto, stipendi, assegni, fornitori, eccetera, eccetera, la corrente. Perché non ti danno la possibilità di farli questi soldi. Io ho pagato 3.000 euro di avvocati per poi ridarli oggi. Soldi che non ci sono. Che appello lancia lei? Io voglio un appello di che sia cambiato il regolamento di questo comune per chi possiede io perché comunque pago un suolo pubblico, lo pago, non è che non lo pago. Io chiedo che sia rivisto questo regolamento. Lei ha detto una cosa, signora Pinna. Sì. Ovvero, lei ha detto, io avevo e ho una relazione nella quale si sostiene che i decibel non vengono sì. superati. Relazione firmata da chi? A livello di ruolo? Acustico. Da un ingegnere acustico. Esatto. Lei questa relazione l'ha portata io ce l'ho. Al ricorso? Sì, sì, ho portato tutto, ma non è stato visto ben poco. È stato visto ben poco. Nei fatti però non l'hanno accettata. È stato più rilevante la dichiarazione fatta di un dirigente. Da questo dirigente del comune di Cagliari. Lei cosa si sente di dire quindi? Io voglio che sia rivisto questo regolamento, perché io questa multa non la posso pagare. Non la posso pagare. O mi pignorano gli assegni, mi mandano in protesta gli assegni o pago la multa. Lei qui non è in affitto? Io sono in affitto. Quanto paga al mese? 1.600 euro di affitto, 1.600 euro, più la corrente, più il dipendente, più i fornitori, la merce, tutto quello che contorna, e 50 euro ogni giorno per 15 giorni, mi dica a lei che cosa devo fare, ho famiglia, ho 2 figli da mantenere, cioè almeno, cioè, dico, devo pagarti la multa se ho sbagliato, perché ancora c'è il punto interrogativo se ho sbagliato, ancora è da chiarire, andrò sino a fondo con i miei legali. Lei ha fatto ricorso dove esattamente? Al TAR. E gliel'hanno già bocciato? Ma guardi, l'ultima udienza era 2 giorni fa. 2 giorni fa. Mi hanno solo rimandato l'esecuzione, come la chiamo io. E adesso lei dice, voglio andare comunque avanti nella battaglia con sì. i miei legali, quindi sì. rivolgendosi a chi? Rivolgendomi al comune, cercando di capire questa legge, perché questo regolamento è diverso da comune a comune.
Io non sto creando nessun problema perché non ho messo un DJ fuori, io ce l'ho dentro, all'interno del mio locale, e vorrei capire che differenza c'è tra persona fisica e chiavetta musicale che io metto tutti i giorni col volume che ha deciso l'ingegnere acustico.